Ok, ci siamo. Buonasera, allora, professore. Allora, la curia di Sorrento ci ha convocati per ricordare giustamente la scomparsa di Don Matteo, che fu parroco in varie frazioni di Chequenza, a Pagognano, a Moiano, a Bonea, poi insegnò anche in varie scuole, ma soprattutto lo vogliamo ricordare quale traduttore della Bibbia. A questo lavoro ho avuto il piacere anche di collaborare, di partecipare. Lui da una decina di anni lavorava a questa impresa titanica, cioè di tradurre tutta la Bibbia in dialetto napoletano. E dal 2003 al 2007 sono stati pubblicati 5 volumi con l'editore Nicola Longobardi. Il primo volume, giustamente, lui lo dedicò al Nuovo Testamento, che si rendeva conto che i Vangeli, le lettere di San Paolo, gli Atti degli Apostoli erano opere più note al grande pubblico, quindi la traduzione avrebbe avuto un impatto forte, come infatti è stato, tanto è vero che il volume è stato ristampato una seconda volta. Poi progressivamente ogni anno sono stati pubblicati gli altri 4 volumi, dal 2003 al 2007, 5 volumi, per cui tutta la Bibbia è stata tradotta per la prima volta in dialetto napoletano. È un'opera titanica, lui deve molto alle sue origini, lui era nato in una frazione di Chequenza Patirno, la madre gli raccontava queste preghiere tradizionali, poi si era appassionato alla poesia napoletana, Totò, Viviani, Scarpetta, e quindi aveva coltivato questo filone. Quindi stasera siamo qui per presentare tutta l'opera? L'attività religiosa e culturale di questa persona che negli ultimi anni si è dedicato appunto a questa impresa. Ma non solo egli ha tradotto il 5 volume della Bibbia, il Vecchio e il Nuovo Testamento, ha tradotto anche un'opera poco nota, se noto solo agli studiosi, cioè i Vangeli apocrifi. Cioè, che cosa sono i Vangeli apocrifi? Dalla parola greca apocryphos, vuol dire nascosto, poco noto, sono delle opere che la Chiesa non considera canoniche, diciamo così, ma che ovviamente raccontano vari episodi della nascita, della vita e della morte di Gesù. Sono racconti bellissimi che tutti i pittori e gli artisti del corso medievale fino ad oggi hanno tenuto presenti, perché hanno racconto dei genitori, della vita di Gesù, eccetera. Quindi anche questo è stato un'impresa. Un'altra cosa importante, che purtroppo è rimasta interrotta, è che ci eravamo impegnati nel fare uno dei più grandi dizionari del dialetto napoletano. E purtroppo con la sua scomparsa l'opera si è fermata, ma conto di pubblicarla perché riteniamo che tra tutti i dizionari esistenti oggi del dialetto napoletano, questi dizionari siano insufficienti, cioè non registrino la vivacità, la grandezza e l'interesse delle opere in napoletano. Se noi pensiamo che la letteratura napoletana inizia dal 300 fino ad oggi, tutto questo patrimonio non è stato registrato nei dizionari, napoletani in 800-900, come invece è avvenuta per altre località d'Italia, per altri dialetti. Mi auguro che con i parenti, con il vescovo, si possa procedere alla stampa di questo lavoro, che costerà ancora un po' di fatica. Grazie, tornando professore. Di nuovo al dizionario alla Bibbia, dizionario dialetto napoletano alla Bibbia. E la Bibbia è un unicum per la Campania, però teniamo presente che tutti i dialetti italiani hanno tradotto, con tutti i dialetti italiani è stata tradotta la Bibbia, friuliano, milanese, sardo, nuorese, quindi questa traduzione si inserisce in questo grosso filone nazionale e anche un filone, diciamo così, che risale al Medioevo fino a oggi, quindi è un'opera meritoria e per questo motivo Matteo Coppola entra giustamente della storia del dialetto napoletano, è un'opera che sarà nei secoli ricordata. Grazie. Voglio vedere come è venuto.